Per tantissimi motivi, bella, buona la tua partita, alla fine per sfrenare. No, la vittoria ci serviva perché la prima partita dà un segno di fiducia. Sicuramente il caldo ha condizionato un po' la partita nel secondo tempo, anche per noi, perché alla fine eravamo un po' stanchi, ma ci siamo. Un grande primo tempo da parte della squadra, soprattutto anche a reggi di forze troppo alti, visto che siamo ancora ad agosto. Secondo te è cambiato questo tra primo e secondo tempo, o c'è stato anche un cambio dal punto di vista tattico del Teramo che abbiamo messo più in giù? No, forse il primo tempo abbiamo giocato a reti molto più alti, come dicevo prima, essendo la prima partita, il secondo tempo ci sta che si calda un po', però penso che prima abbiamo fatto veramente un'ottima partita, a ritmi alti, girando la palla, sempre con la concezione di giocare a calcio. Il caso di quest'anno è lì, oppure anche quest'anno sei giochi per il mister. Questo dovete chiedere al mister, sicuramente non, cioè io non mi faccio questi problemi, ho sempre fatto diversi ruoli, quindi quando mi chiamano cerco di fare il meglio dove gioco. Un pubblico così? No, sicuramente fa piacere, la prima partita questo entusiasmo, questo calore ti dà anche una mano, alla fine cioè, ti dà una mano. Grazie. No, aspetta, un altro, ti vedo la domanda. Lei è parte di casa. Senti, se proprio volessimo trovare il pelo nell'uovo, un po' di leggerezza nella gestione di alcune situazioni, magari in alcuni momenti c'è stato il desiderio di giocare la palla anche quando forse era il caso di spazzarla via. Sì, a volte può capitare, però noi siamo una squadra che cerca sempre di giocare a calcio, anche cioè, nelle situazioni di pressione alta degli avversari, cerchiamo sempre di uscire palla bassa, quindi abbiamo rischiato un po', ma ci sta, penso che abbiamo le qualità per fare un certo tipo di gioco. Grazie. Bene.